La stagione assolutamente anonima per i biancazzurri volge al termine. Tempo dunque di bilanci, ma anche e soprattutto di strategie e di pianificazione. Al telefono il presidente Daniele Sebastiani. Come si riparte? Si riparte intanto dalla consapevolezza di avere una società che c'è, che può ripartire, e questo è importante, è la prima cosa. Poi si riparte cercando di far tesoro degli errori e di cercare di commetterne meno. Cambiamenti sì, ma l'organico non subirà una rivoluzione radicale. Passi per Pelizzoli e Zauri, però è chiaro che l'addio a Balzano desta parecchia sorpresa, è il capitano di questa squadra. Con Balzano abbiamo parlato durante il corso di questa stagione. Se Balzano non sta bene a Pescara, probabilmente andrà via da Pescara, ma se Balzano sta bene a Pescara, probabilmente troveremo il modo per farlo stare a Pescara. Sì, però dico, l'orientamento qual è su Balzano? È chiaro che gli ultimi fatti che sono accaduti, cioè questa situazione che si è creata, probabilmente, non so se ha fatto cambiare idea al giocatore nei confronti del Pescara, però ribadisco, al momento non se ne è parlato, non ho parlato con Balzano, non ci ha parlato il direttore Repetti. Cioè, sono tutte congetture queste. A meno che non le ha dette Balzano, però a me non risultano. E quindi Sebastiani è infastidito? Non me ne frega proprio nulla, non sono infastidito. No, perché si sa, insomma, è il gioco delle parti. È il gioco delle parti, come dici tu, la stampa fa il suo mestiere. E oggi prendo Zeman, domani prendo Drago, dopodomani prendo Liberani, e fra qualche giorno prenderò Mourinho. al momento noi abbiamo l'allenatore che sta lavorando. Zeman è un'ipotesi percorribile o è solo un sogno in questo momento? Ma in questo momento è tutto un sogno ed è tutto possibile. Noi in questo momento non abbiamo ancora parlato con nessuno, non abbiamo interpellato nessuno. Capitolo società. Il presidente Sebastiani ha indicato il 31 maggio come termine ultimo per la cessione del 70%. Ci siamo quasi, insomma, siamo al 22. Sì, ma quella è una scadenza dovuta. A fine di questo campionato dobbiamo ripartire per fare un programma. Chi vuole essere con noi e vuole condividere con noi il programma o entra in quella data o non entra più. Infine, capitolo giovani. Mi veniva in mente una dichiarazione dell'altra settimana, di giovedì scorso, quando dicesti che bisogna ripartire da giovani motivati ma soprattutto bravi. Che cosa significa? Che quest'anno non è stata fatta la stessa cosa? No, dicevo questo perché quando si parla di giovani ci si riempie sempre la bocca di giovani. Io sì, ho fatto solo la considerazione che i giovani devono essere non solo giovani ma anche bravi, come lo sono i nostri. Non sì, però io mi riferivo, direzione, Presidente, ai giocatori giovani che sono stati poi mandati via a gennaio. E i giocatori giovani che sono stati mandati via a gennaio sono stati per una scelta tecnica, quindi non li abbiamo visti dire se sono bravi o meno bravi. Sinceramente facciamo fatica tutti quanti. E vi dico di più, noi avevamo anche scelto giocatori come Cataldi o come Bernardeschi, che personalmente avevo chiesto a Daniele Pradè nell'ultima partita di campionato che c'era qui con la Fiorentina, e Daniele mi aveva detto: se mi aspetti l'ultimo giorno di mercato probabilmente te lo posso dare, perché Montella lo sta valutando, forse lo teniamo con noi. E poi che cosa è successo? È successo che siccome noi venivamo dalla stagione non bellissima in Serie A. Non bellissima è un eufemismo, però. Sì, però insomma in Serie A non è che poi ci fanno queste belle figure tutti. Vabbè, siamo tornando a Bernardeschi invece. Noi per farci trovare pronti abbiamo preso altri giocatori, abbiamo fatto delle altre scelte, abbiamo preso Politano, che non mi sembra che sia l'ultima ruota del carro, anche lui, quindi Bernardeschi alla fine è andato a Crotone. Possiamo dire che l'unico aspetto sul quale davvero non si può discutere, no, è l'equilibrio dei conti. Sotto questo profilo siete stati non bravi di più, però non può essere tutto, o meglio, potrebbe essere tutto se poi il sabato o la domenica non si giocasse, no? Su questo siamo d'accordo. Sì, però potrebbe essere anche tutto se il sabato o la domenica fai, invece di fare la Serie B, fai la terza categoria. Quindi noi facciamo quello che possiamo fare, l'abbiamo sempre detto, siamo stati sempre molto chiari. Abbiamo fatto, e lo dico con orgoglio, un miracolo, perché questa società nel momento in cui è venuta nelle nostre mani aveva una marea di debiti che oggi non ci sono quasi più, quindi voglio dire, queste cose bisogna dirle. Ma io un giorno mi siederò e scriverò io un libro su Pescara. C'è qualcuno che scrive dopo che i fatti sono successi, sono accaduti, scrive facendo anche delle previsioni quando le cose sono già successe. C'è anche questo per caso. Quello che posso scrivere, posso dire io, sono cose che non sono
assolutamente contestabile da nessuno.